si ripete anche in questa edizione del Festival dei Mondi, i Poeti Senza Frontiere, il format ideato da Giancarlo Menotti. E in questa occasione presenteremo anche il libro di Angelo Sagnelli, che è valsa la sua candidatura al premio Nobel per la letteratura, e i nostri rapporti, che grazie all'ambasciatore svedese ci vedrà presenti anche alla cerimonia di assegnazione del premio Nobel della letteratura, che si terrà in Svezia, sempre se si terrà in presenza, perché è ancora in forza. Comunque c'è anche questa grande opportunità dell'Accademia svedese, e qui si parlerà di poesia, letteratura e degli scenari comunicativi a livello internazionale. Ma il Nobel è un momento di arrivo molto importante per i poeti, per i saggisti, per i filosofi, per tutti quelli che fanno letteratura. E anche per me è stato un momento molto importante quello che sto vivendo in questo momento, appunto, perché una candidatura al Nobel è qualcosa di straordinario. E nell'ambito della serata credo di leggere alcune mie poesie che determinano questo perché candidato al Nobel. Con un dolore forte e lacerante hai dato avvio al tempo del mio corpo, che è uscito tutto intriso del tuo sangue, quel sangue che pulsava per la vita. Dal Caffè Letterario dei Sansi a Spoleto ho il piacere di fare oggi una poesia per la prima volta in Italia madrelingua. Madrelingua del Suriname, che si trova in Sud America sopra Brasile, un paese molto piccolo però grande come Italia. Questa è una storia di una donna che vive a Saramacca, che è un villaggio che si trova nell'interno del bosco pluviale. Il particolare di questo villaggio è che lì non hanno mai fatto schiavi, perché loro sono riuscite a scappare, sono rimaste lì con le loro lingue, hanno conservata, e io le racconterò in queste lingue. Go, go, Yubelani, Attori Kiri, Abemusu Kiri, Te Yuno Beabi, Allobi Sen, Belasi, Mi Firi Pain and Shame, Pain and Shame, Grantami, Megiu Futru. Fudeo non bevarderimi, mi conterimi. Sono molto onorata di questo invito della splendida Marzia Sedok, di Luca Filipponi, e avevo pensato a lungo cosa fare. Poi ho scelto i bambini che sono i più aperti verso la poesia. E ho avuto l'onore di essere la maestra di un gruppo di bambini della Vittorino da Feltre che hanno inventato poesie e filastrocche, e quindi mi è sembrato giusto, perché poi gli adulti tirano a campare, invece i bambini sono ancora aperti verso la vita, verso la gioia, hanno ancora lo stupore. Una citazione del mio cantautore preferito, Fabrizio De André, che citando Benedetto Croce diceva che a un certo punto tutti scrivono poesie, tutti quanti, e sono splendide. Poi dopo i 18 anni rimangono a scrivere le due categorie di persone, i poeti e i cretini, e così mi sono salvata. Vi propongo i bambini. I miei genitori della casa sono i lavoratori. Le mie sorelle sono come farfalle, volano sempre via fuori casa mia. E Dorotea, nel suo rapporto con il latino e il greco, ah, quanto mi spreco! E Francesca, non c'è versione che non riesca. Nella mia famiglia siamo in grande quantità, e di umorismo ce n'è a volontà. E per questo motivo ho scritto una filastrocca che vi faccia venire l'acquolina in bocca. Lorenzo Carloni. Prontissima per questo reading di poesia, dove presenterò una poesia di Cerenz tradotta dal professor Mario Verdone, La mia dolce Armenia, perché mia nonna era armena, sopravvissuta al genocidio armeno. Quindi presenterò questa poesia e poi terminerò con delle poesie, con delle frasi d'amore di Jacques Prévert nelle Foglie morte. Della mia dolce Armenia, amo la lingua, sapore di sole, la tragica voce e i lamenti dei bardi. Amo i fiori color sangue e l'intenso profumo delle rose e le danze gentili delle figlie del Nilo. Amo il cielo blu profondo, le acque chiare, il lago di luce, il gran sole, i venti d'inverno che soffiano con voce di drago. Un saluto dal Caffè Letterario dei Sansi di Spoleto, legato al Menotti Art Festival 21. E in questo reading legato appunto all'evento del festival, io presenterò un po' di poesie mie, sia tradotte dal bulgaro, perché io sono bulgara,
sia in originale italiano, tratte dal mio ultimo libro poetico dedicato anche ai miei 40 anni della carriera artistica. Sono attrice, giornalista e produttrice. Allora leggerò alcuni brani appunto di questo, Annabelle e le nuvole sotto il sole. E quando poi gli occhi scorrono le cime orgogliose del Gran Sasso d'Italia, in coro insieme alle gru erette dei cantieri, come un pizzo di ragnatela delicata sopra la città, il mio cuore si colma di gioia per la sofferta ripresa di quel gioiello d'Abruzzo che ama volare. E allora grido: vola, vola tu aquila, e non fermarti mai. Essendo un cantautore, ho cercato di trasferire attraverso la musica e le parole e il mio pensiero, chiaramente, il mio stato d'animo. Questa mattina mi sono alzato, mi sono trovato liberato, senza guanti e senza mascherina, senza occhiali e senza una lira, e l'anima mando sta. Il vaccino non ce lo facciamo, anche se i soldi ve li siete già pappati, e tanto male lasciarci vivere, vogliamo solo la libertà, e tanto vale, per favore, lasciarci vivere, vogliamo solo la libertà. In questo contesto io reciterò una poesia di Monsignor Lorenzo Vecchiarelli, sono una giornalista vaticanista e quindi curo testi anche di sacerdoti e di alta teologia. E quindi sarebbe veramente un'occasione unica quella di poter tradurre in qualche modo una delle tante poesie di Don Lorenzo Vecchiarelli, che riguarda proprio la Sacra Famiglia, che riguarda San Giuseppe, Maria e il nostro Signore Gesù Cristo. E questo grande dubbio che entra nella mente di Giuseppe nel momento in cui si accorge che la sua promessa sposa in realtà attende un bambino. Quindi, essendo anche un uomo, questa parte umana tenta di prevalere su questa parte spirituale. Quindi subentra questo grande silenzio di San Giuseppe, un silenzio interiore molto tormentato. Nello stesso tempo, però, subentra anche un sonno profondo, e in questo sonno profondo accade questo grande miracolo, che è il miracolo proprio della sì di Giuseppe, che al padre piacque. Giuseppe, uomo di Dio, cuore dolcissimo, non t'agitare in vano, che quella donna è madre, ma non da fallace incontro e tremestio. Canzi il sovrano ne suggillò la fonte e la fece grembo per chi è verbo dell'Eterno e Dio. Non soffrire, Giuseppe, ella è ancora vergine, vello incontaminato su cui è brinato, nel gran silenzio la rugiada celeste del figlio amato. Vi faccio vedere il mio nuovo libro, Inconsapevoli Emozioni, uscito qualche mese fa, e questo libro è una sintesi di oltre, almeno di parte, di dieci anni di attività letteraria, e queste poesie racchiudono un po' tutto quello che ho fatto in questi anni. Io, oltre naturalmente a invitarvi a leggere il libro, che poi mi dicono che è molto interessante, vorrei leggervi una breve poesia che ho dedicato al poeta gallese Dylan Thomas. La poesia si intitola Dylan Thomas, il Rio Marina. Rimergono dai fondali di Rio i tuoi antichi versi stranieri, e mentre le onde dondolano sugli scogli, immagino quali fossero i tuoi pensieri. Rio oggi non è quella che hai conosciuto, le miniere hanno ceduto ai turisti, i resti metallici, se li guardi, sono tristi, lontani ricordi di un mondo perduto. E io sono qui per rappresentare ciò che l'essere umano ha vissuto in questa pandemia, e viverlo attraverso le emozioni e ciò che abbiamo nell'anima, quindi portare i colori dell'anima di questo periodo. Sì, iniziate a dipingere! Sì!
Sì, dipingete! Perché la vita è amore, è colore. E nel tuo silenzio impara ad ascoltare quel brivido che senti sulla tua pelle. E guarda le nuvole, perché quella è l'anima. Però io vorrei ricollegarmi alle domande fondamentali che ha detto Angelo all'inizio, che secondo me sono delle domande che dovremmo farci un po' tutti noi, diciamo tutti i giorni, e non solo nelle grandi occasioni e nelle, così, nei momenti in cui uno fa l'analisi di coscienza. Chi sono? In che cosa credo e che cosa ho fatto? Credo che questo sia il concetto che riassume non solo il senso della poesia, l'incontro di oggi, che è soprattutto un incontro di anime, ma sia il senso proprio della vita. Quindi filosofia, poesia, giornalismo, musica, pittura, scultura, insomma, chi più ne ha più ne metta, sono tutte linguaggi che comunicano e che comunque parlano al cuore. Voglio leggere il contributo di Marta Kreusum, che è una giornalista influencer ucraina-americana, e che doveva esserci, ma un altro impegno non mi ha mandato un messaggio, che adesso è breve, che io lo leggo. E appunto, le parole sono come i semi al vento, quasi invisibili e leggeri, danzano armoniosamente in un vortice poesia, guidati dal movimento spontaneo e continuo, danno luce a colori, a tutto ciò che incontrano sul loro percorso, pur essendo quasi trasparenti. Energia. Così, piccoli, apparentemente insignificanti insieme, fanno crescere germogli di vita, lì dove trovano il terreno fertile. Questo incessante divenire, guidato dalla coscienza superiore, si trasforma in un ciclo di vita che evolve dipendentemente da ogni avvenimento storico e che non ha confini né spazio né tempo, una missione dell'universo, lì dove non c'è la fatica né finalità né consumismo, lì dove conta il sentire, le parole, così come note musicali, così come colori guidati dall'amore, compongono la poesia, la musica e la pittura, l'espressione più antica di noi. Lì c'è la condivisione, c'è il confronto, dove le emozioni fluiscono senza farsi ostacolare, un'unica lingua per tutti, lì dove non ci sono discriminazioni socioculturali, dove conta solo l'essere nella sua versione più autentica, lì dove si respira l'arte è vita. Un pensiero di Marta Kreusum dedicato a tutti i poeti e personalità dello Spoleto Meeting Garden dei Poeti si incontrano. Un grande ringraziamento.